Buongiorno, siamo con il professor Fabio Melandro, che è un dirigente medico del centro trapianti del Policlinico Umberto I. Dottor Melandro, la giornata di oggi, updates del trapianto di fegato e nel trapianto di rene. Un focus? Degli aggiornamenti sul trapianto di fegato e sul trapianto di rene, dove ci sono le innovazioni tecnologiche e le nuove indicazioni di cui parlare, che al Policlinico Umberto I sono la realtà di cui tutti i giorni noi professionisti, chirurghi, anestesisti, epatologi, nefrologi ci occupiamo per dare ai nostri pazienti la migliore offerta nel campo del trapianto di fegato e del trapianto di rene. Oggi utilizziamo le macchine da perfusione, utilizziamo i donatori a cuore fermo, abbiamo nuove indicazioni nell'ambito del trapianto di fegato, soprattutto per i tumori che prima venivano considerati inoperabili, e ci avvaliamo anche dell'intelligenza artificiale per selezionare sia i donatori che i riceventi al meglio per poter offrire il massimo dell'assistenza ai nuovi pazienti che si rivolgono all'Umberto I per trapianto. Allora, dottor Melandro, lei ci ha parlato di intelligenza artificiale, quindi entriamo nella sanità 3.0, la sanità del futuro. Quanto l'intelligenza artificiale riuscirà ad abbattere anche i tempi di attesa per i pazienti che devono subire un trapianto, visto che comunque ci sarà una facilità fra le caratteristiche del donatore e quelle del ricevente, giusto? L'intelligenza artificiale, di cui oggi si parla tanto, non sostituirà mai la figura professionale e umana del medico, però ci potrà aiutare nel percorso di selezione del donatore, che è un percorso complesso, come vedremo nella giornata di oggi, e anche nella selezione del ricevente, perché ricordiamo che nel trapianto, quando viene selezionato un ricevente, vuol dire che quell'organo viene allocato a quel paziente e non a un altro paziente, che potrebbe anche morire. Quindi la scelta del ricevente è fondamentale per massimizzare comunque l'utilizzo degli organi.